fascino c'è le chimettelle rindana tempest. Ci fa vivere con le sue canzoni. Ormai scrive poesie. Ogni giorno è un'emozione unica per noi. Sa cantare ed è bravo. È bellissimo. Ci piace. Da sa, da sa. Canta bene. Non so. Che c'è, canta bene, è simpatico. Sei bellissimo, sono una ragazza fa un sacco di tempo. E sei troppo bello, noi ti amiamo troppo. Anche le mie amiche là che si mettono vergogna quando noi ti amiamo troppo assai. Sono a casa, sono contento, orgoglioso di stare qua. Napoli mi dà sempre grande calore, grande emozione. Quindi il firmacopie a Napoli era una delle tappe. Anche perché non è l'unica, ne abbiamo fatte già un paio. Quindi questa è una delle tappe importanti. Quartieri popolari di Napoli, sono contento che la gente mi ami. Siamo in promozione con questo disco molto bello, prodotto dalla Edel e da Rolando D'Angeli, che è un grande della musica, un grande produttore della musica italiana, da Necca Giorgia, e quindi sono orgoglioso, spero di portare i risultati che merita questo disco. Domaro dimostrariero siamo un sospetto e prima canta. Canzone preferita? Via! Via! Scusa se ti chiamo amore. Via! Voglio lasciare tutti andare via. Vi riconoscete un po' insomma nei testi delle canzoni? Sì, sì. Di che cosa parlano le sue canzoni? D'amore, di tradimento, un po' di tutto. Tony parla dell'amore, delle canzoni d'amore. Le dedica alla moglie, ai figli, alla famiglia. Un siciliano diventato napoletano. Tony Colombo oramai rappresenta una bella parte della Napoli canora. Battezzato da Mario Merola come Tony Colombo, in quanto Antonino Colombo, un artista completo a 360 gradi, sa ballare, sa suonare, sa cantare. Da quando ha visto questo tatuaggio lui molto si è affezionato a me, ho fatto anche tante cose con lui, infatti lo conosco molto bene, sono stato a casa sua, ho mangiato con lui e ho fatto molte cose. Molto vicino ai suoi fans? Sì, sì, molto vicino e legato, un buon rapporto tra un idolo e i suoi fans. Come sempre un bacio a tutti gli amici di Fanpage, da Tony Colombo.